questa sera ci divertiamo con il vino nobile di Montepulciano, quindi faremo una serata tutta stuzzicante con piatti che vanno abbinati a questi vini fantastici. Infatti iniziamo con una polpettina al sugo di ristretto napoletano, quindi polpettina di spuntature di maiale in questo ristretto napoletano carico di spezie, quindi andremo con le spezie a punzecchiare un po' quello che è il vino. Poi si partirà con un piatto romano, una trippa con fagioli e lattughino romano, classicamente è una trippa alla romana, quindi cotta al sugo, però anche qui facciamo un bel ristretto e lo serviamo con un'insalatina di borlotti e della lattughina romana che viene condita con un ponzu, quindi un dressing un po' giapponese, come piace fare a me queste contaminazioni un po' particolari. Poi si passerà al primo, avremo questo risotto, cipolla rossa, foie gras e un blend a caffè che faccio io. Un piatto eccezionale perché la dolcezza di questa cipolla rossa di Tropea, fatta cotta prima sotto la cenere al forno, poi estratta e cucinata insieme al risotto. Poi una mantecazione fatta con il classico un po' di burro, un po' di questo blend a base di caffè, cardamomo nero, nocciola e anche un po' di pepe nero. E poi gli verrà grattugiato questo foie gras con la azoto liquido sopra, quindi anche l'effetto scenico tutto fumante sarà un colpo da genio. E si finirà con un'anatra in stile tanduri con una scalola alla partenopea, in stile tanduri perché cuociamo quest'anatra in questo forno che mi sono fatto mettere io, che è un forno indiano, un'argilla, un'anfora di argilla che arriva a 400 gradi, quindi andremo un po' a brucecchiare esternamente, che prende questa affumicatura particolare, cotta con le spezie tanduri, quindi un blend fatto con aglio, zenzero, paprika, semi di coriandolo, anche qua tante spezie. E poi ci metteremo vicino questa scarola alla partenopea, mia mamma e mia nonna usavano fare questa cascarola imbottonata, no? Al forno con l'uvetta, le olive, i pinoli. Faremo la stessa cosa anche un po' anche in forma un po' più moderna, perché andremo a fare un estratto di scarola e cucineremo la scarola in questo estratto, quindi sarà un accentuarsi di sapori. E finiremo con un dolce che abbiamo dedicato all'hotel, al The Pantheon Iconic Hotel. Sarà un Choco Pantheon con delle prugne secche e questo gelato fantastico in abbinamento, stratificazioni di cioccolato, quindi tanto vino rosso, tanto nobile di Montepulciano, la serata sarà fantastica.